sentinelle. Più tardi, quella notte, Rud aveva sussurrato a Dennison, che se ne stava in piedi col fucile ben stretto tra le mani. «Sei sveglio?» «Certo», aveva risposto Dennison. «Mi stavo chiedendo», aveva soggiunto Rud. «Ti stai sempre a chiedere qualcosa, tu, di che cosa si tratta stavolta?» «Mi domandavo perché», aveva detto ancora con un fil di voce Rud. «Perché che cosa?» aveva replicato Dennison brusco. «Che cosa, scemo?» «Niente». E Rud s'era voltato a guardare la cassetta, benché fosse difficile distinguerla in quel buio. Ma poi, a poco, aveva ritrovato il coraggio di fare domande e Dennison, che era sotto le armi da molto prima di lui, finalmente glielo aveva detto. «Perché una volta la cassetta apparteneva al nemico, moltissimo tempo fa», aveva risposto. E persino lui, che preferiva dormire invece che sorvegliare la cassetta, non aveva potuto fare a meno di posare gli occhi sul telo d'ingresso, per paura che il tenente, o eventualità anche peggiore, il colonnello, fosse vicino. «Il nemico!» aveva mormorato Rud, gli occhi pieni di paura. «Sta zitto, idiota!» aveva sibilato Dennison. Dennison non sapeva tutta la storia. Nessuno la sapeva, ma i fatti erano questi. La cassetta conteneva un'arma del nemico, una vecchia e potentissima arma che per nessun motivo doveva ritornare nelle sue mani. E nei momenti difficili, come ora che i cani si aggiravano abbaiando sulle tracce del nemico, la cassetta non era mai stata perduta di vista e così nessuno l'aveva portata via. Tutto qui. Da allora però Rud si era sentito orgoglioso dell'incarico ricevuto e si meravigliava molto che Dennison potesse dormire invece che stare di guardia, specie nei momenti brutti, quando i cani abbaiavano. Ed ora i cani abbaiavano come non mai prima e il tenente era venuto due volte quella notte anziché una e poiché la loro razione di petrolio era finita ne aveva portato dell'altro. «Tenete d'occhio la cassetta», aveva detto secco, andandosene. Ora Rud sorvegliava la cassetta e anche Dennison, sulla sua brandina, teneva gli occhi bene aperti. Non ebbero il cambio che il mattino dopo, quando il sole era già alto. Quella sera, quando ritornarono alla tenda, il tenente consegnò a ciascuno di loro una pallottola per i fucili. Era la prima volta che entrambi tenevano in mano un fucile carico. Fuori il vento aveva ripreso a sibilare forte, ma al di sopra del sibilo giungeva il latrato dei cani. Rud abbassò rapidamente le mani sulla lampada a petrolio per ripararla dal vento. Le cose si stavano mettendo male. Rud lo sapeva. D'improvviso.